è che vi sto dicendo queste cose in un doppio paradosso, perché questo è di solito l'aula dove si svolgono le discussioni delle tesi, quindi vanno di più lontano da ciò che sto per dirvi, e nello stesso tempo anche perché insomma siamo proprio nell'universo, nell'univers eterno, no? Quindi del tacere, diciamo, della universalità presunta oppure reale del sapere. Quindi questo crea sicuramente un'orbita di senso molto discutibile, diciamo, per me. In quanto, ecco, cos'è la difficoltà per l'università, cioè per questo sistema che si presuppone un universo, per esempio, che la soggettività non abbia voce in capitolo, ecco, questo è il primo punto, cioè il tipo di indagine che lo scientifico dovrebbe fare, dovrebbe compiere, è di mettere tra parentesi il suo io. La logica del nonsense parte da una contraddizione, cioè nel senso che nella posizione, diciamo, anche tipica, come dire, del cognitivismo, della psicologia dinamica, io sono immesso nelle cose, che vuol dire sono immerso nelle cose, io non acquisterò mai un punto di vista che non sia il mio. Ecco, Cioran, quando doveva spiegare, diciamo, il motivo per cui lui aveva avuto questo grande incarico di scrivere su quaderni, no? E legge i suoi quaderni e vede che poi questo compito è stato disatteso. Per qualche ragione Giovanni non vuole mai affrontare questa prefazione che avrebbe dovuto scrivere per i discorsi di Valéry, per l'opera di Valéry. Poi nei suoi quaderni, che in parte sono anche stati tradotti, lui a un certo punto dice, ma insomma scrivere degli altri, qual è il compito? Qual è lo scopo dello scrivere sugli altri? Quindi più sugli altri che degli altri. Verrei meno alla mia essenza, dice Giorano. Ora, questa cosa non è da intendere dal mio punto di vista come una specie di rivendicazione dell'ego, dell'egocentrismo in questo caso, o forse dell'egoismo, è la stessa cosa, ma in toni molto più semplici direi per quella sorta di fondo nudo che Cioran è, che noi tutti siamo, cioè se io entro nell'altro, in qualche maniera, tra l'altro io non posso entrare nell'altro, sarebbe un fatto di impossessione, ma al di là di questo, se mi sforzo di entrare nell'altro c'è un qualcosa in me che perde terreno, cioè io mi accorgo che più conosco l'altro e meno conosco me. Quando Schopenhauer aveva come compito esistenziale, no, di scrivere questa grande opera Il mondo come volontà e Forstello, che noi vediamo con rappresentazione, dove si tratterebbe invece di porsi davanti al mondo, ecco, chi è che si pone davanti al mondo? Non posso essere che io. Il mondo è la mia Forstello, dice Schopenhauer, appunto nello incipit del suo libro. Il che vuol dire? Ma io potrò parlare soltanto della mia postazione del mondo. Per me il mondo esiste e si dà nel momento in cui io nasco. Io non so nulla di ciò che c'è stato prima, ovviamente non sono così paranoico da farvi credere che il mondo nasca con me, ma voglio dirvi però che per me nasce con me, non solo nasce con me, ma il mio mondo finirà con me, cioè quando io finirò, quando ci sarà questa morte che avvolge tutti sempre nella logica del nulla, il mondo per me finirà. Ecco, quindi non prendo in considerazione, diciamo, l'ipotesi di un'altra vita, non è questo che ci interessa, ma il fatto che perlomeno questo mondo finirà per me. Ecco, quindi io sono interessato a questo, cioè a ciò che vedo ora.
Nella logica di Schopenhauer, dicevo, questo è molto centrale, perché quando Schopenhauer poi leggeva le opere che lo hanno portato a scrivere a sua volta il mondo, a diventare quindi uno scrittore, si è dovuto confrontare chiaramente con altri pensieri. Allora lui diceva: io non mi sento mai tanto stanco quando devo leggere le opere degli altri, in quanto il mio sforzo consiste nel cercare di cogliere ciò che gli altri hanno in mente. Ecco, questo è lo sforzo titanico, diciamo, in questo caso, del filosofo. E lui allora come risolveva questa sorta di impasse? Cioè, come faccio io a leggere, se poi non dico non voglio imparare dall'altro, però io faccio uno sforzo per cogliere il ragionamento dell'altro, perché il ragionamento dell'altro non è il mio. E vi dico questo, diciamo, dal punto di forza di molte letture, cioè non sto dicendo che io non ho letto nulla, ecco, questo è il paradosso, diciamo. Nello stesso tempo Schopenhauer, quando sentì appunto l'esigenza di dover esporre quello che allora si chiamava il sistema, e che per fortuna nel suo caso non era tale, nonostante le sue intenzioni, beh, lui si leggeva molto, però lui ha sempre letto molto in direzione del suo modo di vedere le cose. Ecco, quindi leggeva, mettiamo Kant per dirne uno, sempre per ciò che di Kant poteva prendere per questa sua Vorstellung, cioè per questo suo porsi davanti al mondo nell'ottica di Kant. Ecco, tanto per fare un esempio, ma questa sarebbe una nota per i pedanti, insomma, per gli storici della filosofia, che noi purtroppo anche siamo. Quando Schopenhauer si confronta con la critica della razionalità pura e semplice di Kant, e colui dice: ma io non voglio prendere la seconda edizione di quest'opera, mi interessa la prima, perché nella prima sembra che Kant si avvicini a quello che si chiamerebbe l'idealismo. Ecco, ci sono passi che lasciano quasi credere che in qualche maniera il mondo possa essere o un mio prodotto, diciamo che è molto più forte questo impatto del soggetto sul mondo nella prima edizione. Poi alcuni passi vengono cambiati, mi sembra. C'è un ripensamento, perché magari nel frattempo, un'altra nota per i pedanti, c'è un certo Fichte che ha letto l'opera di Kant e ne ha tratto delle considerazioni. Torniamo a noi dopo questa parentesi fuori luogo. Nei 60, ma ovviamente non solo in questo momento, ciò è preceduto da tanti altri discorsi, da molte opere d'arte nel nostro caso e in altri, nei 60 c'è quindi questa convinzione che l'io del lettore, l'io interpretante, non possa essere messo fuori gioco. Cioè, quindi se io dovessi parlarvi di Kant, sarebbe il mio Kant, lo stesso per Nietzsche e per altri. Questo elemento ci allontana dall'aletismo, cioè dal vero, dalla ermeneutica del vero, dalla ermeneutica che cerca il vero senso del testo. Dove possiamo spingerci allora? Io direi verso ciò che noi siamo, cioè lo sforzo di una logica del nonsense in Oriente come in Occidente consiste nel cercare cosa può esserci di fondamentale, proprio nel senso di un fondamento, di un grunt, nella vita dell'uomo. Quindi torniamo a questa domanda che mi ero posto prima, ecco, non ho dimenticato questa domanda, anche se forse sarebbe stato meglio averlo fatto, perché dove il pensiero, diciamo, lineare può inficiare l'esposizione che sto facendo, allora forse sarebbe meglio battere altre piste. Però siccome ricordo questa domanda, ricordo di avervi detto che la domanda che si pone l'uomo, che potrebbe porsi l'uomo, è quindi: qual è il senso della vita? Quindi perché io sono qui?